Benvenuti ragazzi, benvenuti in questo video. Dopo 05 sono 6, in quale ragazzi siamo? Io ricapito la 32esima giornata di serie. Lo scorso è andata molto bene. Quindi ragazzi, iniziamo subito dalla prima partita. Iniziamo subito ragazzi, da Sassuolo a 5 fine. Adesso 5 fine da 1 con la vittoria di Sassuolo. E la Lazio di nuovo cade, va a segnare con 2-0 di Raspadori, che con il suo 2-0. Prova a segnare con del 1-0 di Luis Alberto per Raspadori e da 1 appunto del buon Ciccio Caputo. Il Sassuolo batte 3 punti e si perde nel 8 posto. E la Lazio si ferma, adesso è al terzo posto, siccome l'Inter ha vinto per 3-1 contro la Torino. E ragazzi, partita male per uomini di Inzaghi, che la Lazio perde il suo gioco, il modo di fare. Il Sassuolo e Zari portano una vittoria a casa, 3 punti importanti. Ragazzi, passiamo subito alla prossima partita di Genoa Spal, in cui finire 2-0 con la vittoria del Genoa. Segnare con 2-0 con Rampandev, poi segnare la session che concesse con il 2-0. Quindi ragazzi, Genoa vince, parte 3 punti importanti, si porta al 17esimo posto in zona salvezza. Siccome il Genoa viene da una grande sconfitta contro il Napoli, il Genoa torna finalmente a vincere. La Spal perde ancora, quindi è destinata a retrocedere in Serie B, come abbiamo già detto prima. Adesso ragazzi, passiamo subito al Udinese-Sampdoria, che in cui finisce 3-1 con la vittoria della Sampdoria, a segnare il gol del 0 la Sanga, poi a segnare la parità Bonazzoli, a segnare Quagliarella, poi a segnare 3-1 Gabbiadini. La Sampdoria ha portato 3 punti importanti, come Ranieri nella vittoria, quindi Gotti non è stata sconfitta. La Sampdoria ha portato 3 punti importantissimi. E adesso passiamo subito alla Fiorentina, passiamo subito a Cagliari, Lecce, in cui finita 0-0 con la parità delle squadre, in cui ragazzi entrambi battono 1 punto, come Nzenga e quelli di Verani. Poi nella sua prima partita lascia Nainggolan per infortunio, si infortuna ancora di nuovo. Quindi salterà le prossime partite, ragazzi. Cagliari ha fatto 1 punto, praticamente intendo le prossime squadre. Ragazzi, passiamo a Fiorentina, alla seconda Fiorentina, in cui è finita 1-1 con la parità delle squadre. Va a segnare con 2-0 Davide Faraoni, poi va a segnare la parità del 93esimo, sarà la finita Patrick Cutrone, che porta la parità quando sembrava la Verona vincere. Ambi portano 1 punto, uomini di Iachini e uomini di Lloris. La Sverona per la possibilità di arrivare in Europa League, forse non vedremo, ma la Fiorentina porta 1 punto, altro pareggio. La Fiorentina trova una vittoria da tantissimo tempo e per me deve fare un altro piccolo spazio per tornare alla vittoria. Passiamo a Roma-Brescia, in cui è finita 3-0 con la vittoria della Roma. Va a segnare il gol dell'1-0. Va a segnare il gol del 1-0 Federico Fazio, che ha concesso il gol del 1-0, poi va a segnare il gol del 2-0, va a segnare il gol del 3-0 Kalinic, e poi va a segnare il gol del 3-0 Nicolò Zaniolo, che torna a segnare dopo un minuto infortunio che l'ha tenuto fuori già da 8 giorni. Il Brescia di Lopez perde e quindi rischia la decisione. La Roma ha trovato 3 punti importanti e mantenere saldo il quinto posto. Grande partita che ha giocato la Roma, che se l'ha giocata proprio alla grande la Roma. E quindi ragazzi, male per gli uomini di Lopez. Quindi passiamo anche alla partita di Atalanta Juventus, che finisce 2-2 con la parità delle squadre. Una partita incredibile che finisce in parità quando sembrava Atalanta vincere. Se ne va con 2-0 Zapata, poi va a segnare la parità Ronaldo a rigore, poi va a segnare il gol di Ronaldo, sembra l'altro calcio di rigore, e poi inizia la parità Malinowski. Entrambi la Atalanta porta entrambi 1 punto, il primo e il terzo posto, siccome l'Inter ha vinto. Quindi ragazzi, torna l'Atalanta di nuovo a quarta e la Lazio di nuovo a terza. Quindi ragazzi, la Juventus da 1 punto, e quindi ragazzi penso il posto dello Super vincere il campionato, come sappiamo mi sa riportare 1 punto e non tornano però alla vittoria. Passiamo adesso ragazzi all'ultima partita, passiamo a Inter Torino, in ordine di poi finita 3-1 con la vittoria dell'Inter. A segnare il gol di 1-0 in Gallo Belotti, cioè il gol di 1-0 quando sembrava vincere, e vittoria dell'Inter, del Torino fatto da Marta. Ma ha segnato la parità
Nico Godin che torna a segnare dopo partire in panchina per assegnare il gol del 2-1. Young che riesce a Young che si vuole 2-1 e poi a segnare con la partita Lautaro Martinez che torna a segnare. Con questa vittoria l'Inter si batte dei punti importanti e torna al secondo posto. Il Torino altra sconfitta di fila, questa è il 16° posto e quindi potrebbe forse rischiare la retrocessione. Il Torino non ha passato un'ottima stagione per via dei cambi allenatori, le brutte prestazioni che sta molto diluendo, Longo sta provando a portare il Torino della Serie A, quindi ragazzi, l'Inter torna finalmente a vincere dopo il pareggio con l'Elas, incredibile 1-0, una papera clamorosa di Handanovic che ha fatto impazzire i social. Quindi ragazzi, questo video finisce qui, quindi ragazzi, così è tutto, noi ci vediamo al prossimo video, e quindi ragazzi, quella è stata una partita importante, passiamo a Parma, Bologna Parma, il derby Milano, che finora gioca per la squadra. A segnare il gol 1-0 Danilo, poi a segnare Soriano, e poi a segnare il gol 1-1 per concludere invece il buon Roberto Inglese. Entrambi questo derby riesce in parità per un punto importante per la squadra di Galla, riceve quella Aversa, bellissimo derby, combattuto fino alla fine. Quindi ragazzi, così finisce, quindi ragazzi, quindi è tutto, noi siamo tutto.